come la tratta degli esseri umani, questo accordo intende rispondere con misure più incisive e minacce sempre più complesse. Le relazioni tra il nostro Paese, come già ricordato da altri colleghi, l'Azerbaigian, sono sempre state proficue e l'Italia si è posta sin dall'inizio come uno dei partner occidentali più attivi nel promuovere il percorso di integrazione europea dell'Azerbaigian, e ciò nella consapevolezza che l'intensificazione della collaborazione di Baku con l'Unione Europea, che attualmente è inquadrata nell'ambito del partenariato orientale, possa aiutare il Paese nel percorso verso una democrazia più compiuta e un'economia di mercato, garantendo nel contempo condizioni di stabilità e di sicurezza in un'area come quella caucasica, attraversata da gravissime tensioni internazionali, penso ad esempio al Nagorno-Karabakh. Esprimo pertanto, a nome del gruppo del Partito Democratico, un parere favorevole a questo accordo. Grazie. Grazie, onorevole Tidei. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Prego i colleghi di prendere posto. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di ratifica numero 3260A, ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministero degli Affari Interni della Repubblica di Azerbaigian, firmato a Roma il 5 novembre 2012. È aperta la votazione. Ci siamo? Di Benedetto. Iacono. Rampi.